Buongiorno! Buongiorno! Siamo tornati, eccoci, siamo ricomparsi, siamo spariti completamente su YouTube, un po' meno sui social, ma più o meno. Ebbene sì, siamo scomparsi perché principalmente negli ultimi mesi abbiamo lavorato. Sì, anche noi comunque dobbiamo lavorare, non si scappa da questo. Esatto, so che molti pensano che viaggiamo e basta, che siamo figli di papà, che abbiamo vinto il E Superenalotto, prendiamo invece il reddito di cittadinanza, invece no, lavoriamo semplicemente. no. Dove siamo stati? Abbiamo passato l'estate in provincia di Como e abbiamo lavorato in un agriturismo, principalmente io in cucina. Io in stalla. Dopodiché ci siamo spostati in Piemonte per fare la vendemmia, che vabbè, è stata interrotta dal fatto che abbiamo preso il Covid, però eravamo in Piemonte per fare la vendemmia. Sì. E l'ultimo mese siamo stati invece in Toscana, a Grosseto, in provincia di Grosseto, a raccogliere le olive. Cioè io le ho raccolte, lei Esatto. non ha raccolto No, niente. vabbè, io davo una mano, raccoglievo i teli, insomma. Comunque, in ogni caso, abbiamo finito questo periodo lavorativo, pensiamo nei prossimi mesi di girare, quindi di tornare a essere un po' più attivi su questo canale e anche sui nostri social. Al momento, appunto, siamo a Grosseto, pensavamo oggi di andare verso Follonica, ma non abbiamo bene le idee chiare di quello che faremo nei prossimi giorni, lo scopriremo Lo insieme. scopriamo insieme, esattamente così. Noi che andiamo a scovare tutti gli sconti, abbiamo trovato un coupon su Groupon, un menù di pesce che comprende antipasto per due, un chilo di fritto per due e il contorno vino, acqua e coperto. Il valore era 89 € circa. Scontato a 49, noi avevamo un ulteriore sconto del 50%, di conseguenza tutto questo menù per due persone l'abbiamo pagato 24,90 €. Come ti senti, Tommy, a essere in un ristorante? Senti un po' riccio, un po' Sento un po' VIP. ricco, sì, ma soprattutto la cosa, l'unica cosa positiva, almeno spero, è che io non debba lavare poi i piatti dopo che ho finito di mangiare. Beh, scusa, non trovi positivo anche il fatto che ti mangerai un chilo di fritto misto? Sì, anche, sì, però io sto già pensando ai piatti. Un uomo schiavizzato. È andato questo pranzetto. Sono pieno come. Cioè, sto scoppiando Sì, proprio. davvero. Bene, dopo questa folle mangiata, follissima, avremmo voluto farci un pisolo, ma dai, sui 2 giorni che siamo fermi a Follonica, carina, però anche basta. Andiamo a farci un giro a Massa Marittima, un paesino a 400 metri di altezza che dista da qua una ventina di chilometri. Tra l'altro c'è anche un'area di sosta gratuita con carico scarico a quanto pare e quindi prossima meta. Bene, siamo arrivati, abbiamo parcheggiato, l'area di sosta non è niente di che, però c'è carico e scarico, siccome avevamo bisogno di scaricare, non male come cosa. Ora andiamo a farci un giro, anche perché sono le 3:30, ormai alle 5 poco più fa buio, non so voi, ma io non mi sono ancora abituata a questa cosa. E quindi niente, ci facciamo un giretto veloce prima che tramonti il sole. Serietà. Ma Dove si inizia?
Vabbè, non credo sia così difficile, cioè è abbastanza piccola la Massa Marittima, non è che... Ah, guarda, voi siete qua. L'hanno scritto in pennarello? Sì. Ok, siamo qualcuno ha pensato che arrivasse un Tommy a non capire dove... Comunque, la piazza è super bella, eh? Molto bella. Sì. La cattedrale è una cattedrale del 600, siamo entrati, non abbiamo fatto riprese all'interno, non ci sembrava il caso, poi era molto buio. Comunque, molto bella, restaurata ma mantenuta con le caratteristiche dell'epoca. Poi era vuota, quindi super power, bellissimo entrare nelle chiese vuote. Bello, adesso andiamo avanti a fare un giro, carino. Siamo arrivati alla torre, che è il punto più alto là sotto da dove siamo arrivati, ma ovviamente è chiusa. Come al solito. Just for info, apre solo il giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 12 alle 5. Cioè praticamente tutti i giorni tranne oggi. No. Comunque è un sacco carina, cosa? Un sacco carina Massa Marittima. Avremmo voluto fare più riprese, ma ormai c'è un po' buio e abbiamo lasciato la fotocamera in camper, non siamo più abituati a fare video, e col cellulare vengono delle riprese pessime dopo le 4:30. Soprattutto perché siamo poveri e abbiamo dei cellulari da poveri. Non che la fotocamera sia ricca in realtà. Però è un gradino in su. Però già ce la fa di più col buio. Beh, una cosa da dire su Massa Marittima è che è tutta o in salita o in discesa, quindi preparatevi. Se beh, come quasi qua. Tutti i paesini dell'entroterra toscano, immagino. Vabbè, secondo me qui un po' di più. Dici? Ma a me non mi sembra di aver fatto così tante. Forse, sarà il fatto che abbiamo iniziato ad andare in bicicletta. No, secondo me è stato il chilo di fritto che probabilmente ha inciso un po' nella fatica delle salite. Sì, può essere. Buongiorno. Buongiorno. Siamo ancora qui a Massa Marittima. Stamattina ci siamo svegliati che piove di nuovo. Non ha piovuto per non so quanti mesi in Toscana. Iniziamo a girare noi, ovviamente piove. Va bene. E vabbè, ne abbiamo approfittato, doccia, capelli, ancora senza boiler. Tra l'altro stavo ragionando che potremmo anche non aggiustarlo questo boiler. Sì, usiamo il pentolino che usiamo... si risparmia gas, elettricità e acqua. Sì, perché alla fine scaldiamo l'acqua che ci serve, quindi risparmiamo gas. Risparmiamo acqua perché sicuramente ne usiamo meno, risparmiamo elettricità perché non si usa la pompa dell'acqua. Esatto, si usa molto meno, quindi quasi quasi si risparmiano soldi perché non si costerà sistemare questo boiler. Comunque questa la valuteremo nel frattempo, dato che qua in Toscana continua a piovere, stiamo valutando di salpare per nuove mete. Facciamo i complimenti al comune di San Vincenzo in provincia di Livorno. Ci siamo fermati qua per andare in posta a spedire delle cosine di Mani Nomadi e proprio di fianco alla posta distributore di acqua potabile gratuito. Grandi a San Vincenzo. Buongiorno. Siamo a Livorno. Abbiamo dormito qui, siamo in un parcheggio vicino al centro abbastanza, che costa 40 centesimi all'ora per le macchine e 80 centesimi per i camper, però è custodito, quindi siamo tranquilli e credo che adesso prenderemo la bicicletta e andremo a farci un giro in centro. I nostri amici Falling Travel, subito tempestivi sapendo che siamo a Livorno, ci hanno dato una dritta
ci hanno detto che dobbiamo assolutamente provare il 5 e 5 da, come si chiama? Gagarin, Gagarin. Gagarin o Gagarin, non lo so, però adesso andiamo. Sembra buono. Vuoi Sì. spiegare tu perché si chiama 5-5? Perché qualche tempo fa chiedevano 5 centesimi, Non so se è no, 5 500 centesimi o lire. 500 lire, dipende da che blog Sì, leggi. insomma, 5, vabbè, facciamo che era 5 centesimi di uno, quindi Di pane? di pane, e 5 centesimi di fregato. Che qua chiamano rigorosamente torta. Come al solito non abbiamo fatto un granché di video quando abbiamo il cibo in mano, non si capisce più niente. Però sta buono. Buono, farinata, buono, buono. Abbiamo ordinato una mystery box con la magic box, ma è anche Magica, mystery, è cioè. magica. E con Too Good To Go Esatto. al mercato. Adesso scopriamo con voi cosa c'è dentro. 3,99 euro in un panificio. Abbiamo il cibo per il traghetto domani mattina. Cosa c'è Madonna, dentro? Non al centro riesco a pizza, vedere. wow, Grande! Abbiamo la colazione per domani mattina. brioche, Wow, pizza, tanta pizza! Pane, focaccia, pane. focaccia, vabbè, dopo ve lo mostriamo meglio. Allora, ecco che cosa c'era dentro alla box che abbiamo preso poco fa. Aveva speso 4 euro Sì, lì e basta. 3,99 euro, esatto, 3,99 per tutta questa roba. euro. Per un valore, se non sbaglio, di 13 euro. E ecco qua cosa c'era dentro. Quindi un po' di pizza, Sì, 3-4 tranche di pizza, delle 2 brioche, delle brioche. focaccine che io non mangerò. No, perché le mangerò io. E un sacco di pane. E un sacco di pane. Un sacco di pane con cui faremo un sacco di panini per le 20 ore di traghetto che ci aspettano. Spoiler! Ciao ciao continente!